Risotto ai carciofi? Oh, scusa se ti disturbo mentre stai facendo stai chiedendo il menù questa sera. È il menù questo. No, ho un problema. Devo fare la seconda parte dello, diciamo, special, chiamiamolo così, sul backline. Certo. Ma che faccio, mi intervisto da solo? Ma secondo me potrebbe essere un buon modo di essere anche un po' autoironici e... Non lo so. Ci rifletto un attimo, guarda. Va bene. Siamo al Teatro Fabbri di Forlì, proseguiamo con una somma di piccole cose tour e la seconda parte dedicata al backline. A volte basta un'autostrada, avere un pieno di benzina, vedere un angelo di schiena. Indovina dove ti andrà. Che in partenza per un'isola siciliana. Mentre Paul si occupa di Damir, Filippo e Matteo Giai, io mi occupo degli strumenti musicali di Alberto Bianco e di Nicola Fabbri. Posizionato il fronte palco dove sta Nicolò, posizioniamo il monitor ed è facilmente ricostruibile la piantina di palco. Postazione di Alberto Bianco, effetti per la chitarra elettrica, l'acustica, il minicorg e un timpano. Sotto la pelle del timpano è stato posizionato un pezzo di stoffa che ci serve a mo' di sordina per ottenere un suono più fermo. Accordatore per l'acustica, per l'elettrica e una serie di pedali tra cui compressore, delay, tremolo, reverbero e il fuzzwar che su un brano ci serviva per avere un suono forte. Una beatbox per utilizzare sia la chitarra elettrica, lui utilizza una Epiphone, su evaporare ad esempio utilizza il basso e quindi switchando sul basso utilizza la stessa catena effetti, amplificatore Fender e alla fine il microcork per alcuni suoni di contorno. Questa è la postazione di Niccolò, sostanzialmente utilizza un delay della Line 6 sulla chitarra acustica con dei preset impostati già dalle prove, mentre per la voce utilizza questo TC Helicon, è un Voice Live 3, utilizzato come unità multi-effetto o come armonizzatore. La chitarra passa anche all'interno dell'effetto e fa da portante per le armonizzazioni, mentre la voce la preleviamo sia pulita che effettata. Puoi scegliere i singoli effetti oppure un pacchetto intero di effetti. E questa è la signora, la chitarra principale che Nicolò utilizzava in questo tour, una Martin del 55. Un pianoforte North Stage, taglio piccolo. In conclusione, una rapida sbirciatina alle chitarre. Abbiamo una Dobro, già utilizzata ai tempi di Echo, ma soprattutto interessante è l'acustica Maton, che monta corde di nylon per avere un suono particolare, per esempio su Filosofia Grigio. Questa è l'altra chitarra su Elementare. Eccoci qua, Perez, da intervistatore diventa intervistato. Capito. Ma ascolta, volevo farti una domanda tecnica su i cablaggi delle pedaliere. Sì. Ecco, te ne occupi tu o i musicisti se le fanno? In questo caso i musicisti sono già arrivati con le pedaliere cablate, altrimenti le avrei fatte molto meglio. Ma devo dire che... No, sono arrivati con le pedaliere già cablate, in questo sono decisamente bravi. Se c'è stato qualcosa da sistemare, praticamente nulla, l'abbiamo fatto. Normalmente diciamo che è una cosa che si fa o prima del tour o se proprio si arriva con due o tre pedali sgangherati, allora si mettono insieme, altrimenti, come in questo caso, arrivano già fatte, quelle sono, noi facciamo in modo che funzionino. Ecco, ma invece la frequenza con cui proprio pedali, cavi o qualcosa di tecnico non funziona, cioè è frequente o... No, funziona sempre tutto, perché tendenzialmente se la roba è tenuta più o meno bene o comunque bene, funziona. In questo caso funziona tutto, fortunatamente. Faccio un gesto scaramantico. Un'altra domanda, ma lui chi è? La risposta la potrei avere guardando le puntate precedenti di Perez Web.